Chi non ha avuto problemi con i propri vicini? Questo e molto altro ancora è Nero Bifamiliare, commedia venata di noir. Action! Mi dice, mi hanno staccato la corrente. C'è stato un disguido. Aveva già la spina in mano. Ho capito, potevi dirle di no comunque. Io la corrente la pago, questi se ne approfittano. Fossero almeno educati. Vabbè, ma mi faceva pena. E poi senti, a me quella mi fa paura, va bene? Sì. Ha uno sguardo che io non lo so, non te lo so spiegare. Mi guarda con degli occhi. Ma quali occhi? Adesso li faccio vedere io. I 3 minuti di un videoclip stavano stretti alla creatività di Federico Zampaglione. Così il leader del popolare gruppo dei Tiro Mancino debutta alla regia con un lungometraggio per il cinema, di cui è anche co-soggettista e co-sceneggiatore. Action! Il pretesto è quello di queste due coppie di vicini con mentalità molto diverse. C'è questa coppia borghese che vuole fare un salto di qualità e quindi compra questa villetta all'interno di un ipotetico fantomatico comprensorio in cui tutto è bello, pulito, funziona, Valle Serena. All'inizio tutto sembra essere così, poi piano piano usciranno fuori che i vicini non sono esattamente le persone che loro si aspettavano di trovare in questo comprensorio, e da lì comincerà il loro incubo in qualche modo, perché prima c'è la diffidenza, poi c'è il sospetto, poi succederanno delle cose che in qualche modo comprometteranno i loro equilibri interni anche proprio come coppia. Action. Ma che è? A che ti serve tutta questa apparecchiatura? Non ti preoccupare, amore, solo per qualche giorno. Lo staniamo e tutto torna a posto. Che facciamo? Ma io veramente pensavo a qualcosa di diverso per questa stanza. Era per il bambino. E poi quanto hai speso? Un po'. Ma come? Siamo pieni di debiti. E tu butti i soldi in questo modo? Pagheremo con calma, come al solito, a rate. E come pagherai? Ho sentito oggi la telefonata che hai fatto in ufficio. Ti sei inventato la storia della malattia. Mi spieghi che cosa stai facendo, Vittorio? Me lo dici? Claudia Gerini e Luca Lionello coronano il sogno della loro arrampicata sociale acquistando un delizioso villino. Claudia Gerini, non nuova a frequentazioni musicali, autrice e interprete di Niña de Luna in lingua spagnola. Action! Un arrampicatore. Ma è un personaggio che appartiene a tanti personaggi, a tanti film. È come un distillato del simbolo di quell'italiano lì, che negli anni 70 ci è arrivato attraverso le interpretazioni di Sordi, Tognazzi, Manfredi e via via discorrendo, no? Questi grandissimi attori, ed è arrivato fino alle nostre spiagge, ai giorni nostri. Io sono una piccola conchiglietta di questa spiaggia e ho cercato di fare l'eco, insomma, il suono del mare, perché poi abbiamo a che fare con un regista che si intende parecchio di suoni, di note, di musica, di rime. Ti dicevo queste cose per arrivare a dire che la cosa che mi ha sorpreso e entusiasmato di più del film è questa profonda armonia dentro la quale tutto si è svolto, che l'ha creata Federico con, non so come ha fatto, ma l'ha fatto. È nata un po' da un'urgenza questa Niña de Luna, perché dovevamo per forza pensare a un brano, questo striptease, che Marina mette la musica e parte questa musica, che gli, tutta questa canzone che a lei piace molto, e si ispira e si spoglia, ma e nasceva da una necessità, perché dovevamo comunque avere qualcosa, una colonna sonora sul set, per cui è nato, pensavamo di fare qualcosa di morbido e di armonioso, di spagnolo, quindi
un'atmosfera meno graffiante, femme fatale, tipica dello spogliarello aggressivo, no? Quindi, e poi lei mi diceva sarebbe bello una voce femminile, sarebbe bello perché cantava tu.